Buon pomeriggio, con grande piacere ci ritroviamo per il consueto appuntamento del venerdì con la mia rubrica Pane e Rosmarino. Stavolta vorrei parlarvi di un frutto che amo molto e che definisco un vero e proprio dessert realizzato da madre natura. Mi riferisco ai fichi, una delizia senza eguali con la loro spiccata dolcezza ed aromaticità. E sono d'altronde tanto versatili in cucina. Vi faccio qualche esempio. Potete utilizzarli per un antipasto semplicemente lavandoli, tagliandoli con la buccia a fettine spesse e realizzando dei veri e propri sandwich, mettendo al centro del salame, della soppressata, ma anche del buon pecorino fresco o del cacio ricotta. Vi assicuro che meraviglieranno i vostri ospiti. Invece in un primo potrebbero essere utilizzati secchi, stavolta, a tocchetti, anche per dare un tocco di dolcezza, magari facendo contrasto con della pancetta. Mentre da soli possono essere serviti tranquillamente, dopo averli lavati ovviamente, magari in questo caso per il dolce sbucciateli, tagliati a metà e accompagnati magari da una mousse realizzata montando un po' di ricotta di bufala. Beh, approfittatene finché ce ne sono ancora. In particolare devo dire che nel Cilento questa è stata un'annata da ricordare. Pensate che solo in quest'area ci sono una novantina di aziende impegnate nella sua raccolta e lavorazione. Si tratta del 70% della produzione campana, un prodotto di valore che ne acquista certamente ancora di più nella versione secca, che può rientrare nella DOP Fico Bianco del Cilento, che coinvolge ben 68 comuni cilentani. Infatti questa DOP riconosce solo il frutto essiccato e non quello fresco, un prodotto di pregio sicuramente che sta ottenendo sempre più riconoscimenti anche all'estero. Se avete da qualche parte una ricettina di famiglia con i fichi, inviatecela alla mail redazione@rosmarinonews.it. La condivideremo con gli altri. Io vi aspetto la prossima settimana.